Bene ragazzi, gli abbiamo fatto perdere le pecore, ci sentiamo un po' in colpa. E non vorrei che per fare questa clip gli abbiamo fatto scappare le pecore. Buongiorno. Non siamo stati mangiati vivi dalle zanzare, perché tipo ci siamo chiusi sigillati nel van. Andiamo a fare il bagnetto? Ma non ho 3 anni. Tuffo. Buongiorno. Vieni giù. Eccomi. Che potenza. Non avevamo mai aperto tutta la dépendance. Andiamo in spiaggia? Sì, andiamo in spiaggia. No ragazzi, non sta facendo le flessioni, sta cercando di capire come fare sì, il time-lapse. Sì, facendo le flessioni. Dai! I go straight from the bank, gassing up the tank, cranking up the radio, playing old Hank. It ain't that long till I'm back at the farm. I'm pulling up the truck down at the dock. It's time to do some cruising, baby, get a little stuck. Spiaggia Franci approved? Sì, approved. Bene. È bellissima. La colazione di stamattina consta della pizzetta sfoglia di Pirani, che ancora non abbiamo mangiato. Sarà ancora buona? Proviamo questa challenge. Decisamente. Ho perso un po' in fragranza, ma in questo canale noi della fragranza ce ne freghiamo. Voi cosa state mangiando? Perché tanto lo so che state mangiando. Perdi il turno, però così. Odio fare il cameraman. Impugnato. Oh, scusa, ti tuffi? Sei un pesce che ti sta mangiucchiando. Ho mandato via, io non lo voglio che mi mangi. Perché sei di pizzetta sfoglietta. Giuseppe e Lide ci hanno regalato anche dei biscotti. Ci hanno regalato anche il cuscino che li contiene, intrecciato a mano dai maestri sardi. È un biscotto morbidoso con le mandorle. Ciao cagnone. Siamo a Borbore. L'ho detto giusto? A Borore. Ah, ok. Siamo a Borore, al caseificio Margine, tutti con gli accenti. Siamo venuti a vedere come si fa il pecorino sardo. Un altro cagnone. Ciao, lui è più amichevole. Dalla rottura della cagliata fino alla formazione delle forme, ma soprattutto andiamo a vedere le pecorelle. E adesso per romperla come si fa? We're on a boat, we're feeling fine. Drinking Tennessee whiskey, a big blue sky. Quindi adesso la stai pressando per farla entrare negli stampi. Sgocciola piano piano, riesce a uscire il liquido. E poi questo liquido è il siero per fare la ricotta. È il siero che cade giù. Mentre loro pressano il formaggio, tutti i succhi che cadono verso il basso entrano in questo tubo che prosegue verso questo macchinario e ritorna poi nel contenitore di partenza per fare quella che sarà la ricotta. Cioè è bello a venirci a visitarlo, però a lavorarci... A lavorarci dopo un po' è pesante, immagino. A lavorarci tutto l'anno, meno male che comunque ci sono le soddisfazioni. Uno quando lo fa per passione, certo. Per soddisfazione della propria azienda. Giustamente molti lo fanno anche solamente per il lavoro, allora è brutto davvero. Però comunque devi capirla, la Sardegna devi... soprattutto nei nostri territori, perché ci sono giornate buone, giornate cattive, comunque devi starci dietro e amarla per quello che è. Siamo riusciti ad assaggiare quel caso marzo. Ah, su caso pazzità. Oh, ultimamente non se ne trova quasi più come una volta lì. Sono
più sicure qui all'ombra, sì, perché comunque ce le qui sono più controllate anche per l'estate, perché potrebbe essere un nulla verso le 2, 2 e mezza, più o meno sono quelli orari, 2, 2 e mezza, parte il fuoco, qui provano a mettere il fuoco e... Metti il tipi da questa parte. Here's the feeling alright, it's a hell of a time. We're on the phone, we're killing time. In our own honky tonk, meet the big blue sky. C'è più nessuno? Perfetto. Hai disturbato tutte le pecore della vallata. Ma basta che ne disturbi una, le altre seguono come delle pecore. We live it up, we got it down. Here's the feeling alright, it's a hell of a time. Bene ragazzi, gli abbiamo fatto perdere le pecore, ci sentiamo un po' in colpa. Non vorrei che per fare questa clip gli abbiamo fatto scappare le pecore. A me mi fa ridere il cane che non ha nessuna intenzione di lavorare. Poverino, fa fare tutta la fatica al pastore. Lei è una pecora ribelle che ha saltato il recinto e non si è ancora accorto che tutte le altre se la sono data a gambe. Quindi è lì che se la dorme. Se la dorme con un occhio. Se la dorme con un occhio aperto. E la ritardataria. Sono leggermente sudata, sì sì, non è una vostra impressione, è un fatto. Crema di formaggio. Buono, si sente forte il sapore del pecorino, però è delicato, non è di quelli che t'asfaltano le papille gustative. E se dicessi che non stavo facendo rec? Dovrò mangiarne un altro. Brava Franci, usa sempre questa scusa, così mangiamo il doppio, mi raccomando, Dicevamo, stesso di prima ma col piccante. Come si chiama questo? Pratica, questo è su ischidu o su zoddu, o se no anche su cacciocidu lo chiamano. E nel nord Italia non è molto conosciuto, anzi non è molto sensibilizzato. Infatti non l'avevo mai sentito. Vero? È tipo uno yogurt e poi è non fresco, freschissimo. La sintetizzo così, è uno yogurt al gusto stracchino, bomba. Non è tra stracchino e squacquerone. Non so se possiamo usare la parola squacquerone, sennò poi quelli dell'Emilia Romagna... Buonissimo. Questo 25-30 giorni, è il prodotto che stiamo facendo oggi. Che facciamo, il pecorino non lo assaggiamo? Ci hanno raccontato che in questo periodo in estate, siamo a metà agosto, si fa il pecorino fresco. Mentre invece d'inverno, in primavera, quando c'è più latte, si fa altre tipologie di lavorazioni come il pecorino stagionato. Guarda come si sta bene. Ragazzi, abbiamo finalmente avuto accesso al cavò. C'è un'escursione di 30 gradi, per cui penso che mi farò chiudere qua dentro. C'è un odore fantastico, un profumo buonissimo. Ah, questo è il fiore sardo, ok. Questo ha 7 mesi, ma di un latte d'inferno. Pascoli, pieni di erba, di fiori. Questo racconta un'altra storia rispetto a quello di prima. Spacca di brutto. Bicchierino di Cannonau. E anche oggi, da mangiare e da bere, siamo riusciti in qualche modo a sfangarla, ragazzi. Perché questo è l'obiettivo delle nostre vacanze. Quanto lo adoro il Cannonau. Questo qua lo fate sempre voi. La Franci meglio se beve da me. Il pecorino fresco si chiama tannara. Sì. Invece il pecorino stagionato come si chiama? Questo è marzane. Di un po' quali sono i... No, ma io non ho ascoltato perché stavo mangiando. C'ho la giustifica. Allora, mentre Giano si sta scofanando tutto il tavolo, due formaggi con cui questo caseificio è stato premiato. Tannara. 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 Se sbagliate l'accento non ve lo mandano. Che è un pecorino fresco, 25 giorni. Elicrise, stile fiore sardo. Non è fiore sardo perché non è zona di DOP, eccetera, ma spacca. Questo invece è il marzane, quindi pecorino più stagionato quanti mesi? Intorno ai 4 mesi. Chissà poi se riuscirò a montare quello che hai detto, quello che hai inquadrato. Sai che pensavo che la crosta fosse più scura, quindi che fosse più stagionato, invece diverso. No, il tipo di trattamento. Questa è una crosta trattata in meno in superficie, lasciata così. E questa invece è una crosta più lavorata, più pulita, più trattata. La spazzolate di più. Esatto. Ci siamo trovati strabene, abbiamo mangiato come dei lupi, come al solito. Franci, ci sei dentro? No, il canale è il tuo. Abbiamo imparato a fare il pecorino. Paroloni, abbiamo imparato a fare il pecorino. Grazie veramente di cuore.
è stata un'esperienza molto molto piacevole. Buon viaggio. E anche qua andiamo via con un bel bottino. Per fortuna Fernando al frigorifero. Fernando sarebbe lui. Sì, diamo il nome a Ivan su questo canale YouTube. Sì, siamo un po' pazzi. Vabbè, l'ovetto, rip. Sì, praticamente non riusciremo più a mettere l'acqua fresca. Chi se ne frega dell'acqua fresca quando abbiamo il pecorino sardo? Tac, tac. Adesso che andiamo al mare, riusciamo a trovare una spiaggia un po' carina, servita, con le docce, i lettini? O dobbiamo sempre fare il Robinson Crusoe di sto cazzo? No, per capire. Ammazza che vista. È lì che stiamo andando? Sì. Altro che Robinson Crusoe. Robinson Crusoe è come Alboreto. Is nothing. Ma Franci, non contenta, non vuole andare dove vi abbiamo fatto vedere poco fa, vuole andare qui. Sembra impossibile, ma ci dicono che il sentierino è proprio questo qua. Bene, meglio, preferisco. Prima di svenire definitivamente, vi faccio vedere questo splendido finocchietto selvatico che c'è a bordo piscina. Franci, siamo arrivati, sei contenta? Siamo a Bosa, perché Giorno non sta dicendo dove siamo. Non so neanche come mi chiamo, siamo qua. Grazie Franci per averci portato Prego. Qua, grazie. Ora, non voglio sembrare ingrato, però per me il gioco non vale la candela. Cioè, io sono un travel vlogger, ma non così travel. Un po' meno travel, se fosse possibile. È una meraviglia. Ma perché dobbiamo sempre esplorare io e te? Ma non basta fare un filmatino e sono tutti contenti? Ho fame. Discretamente anch'io. Abbiamo saltato ieri sera cena e abbiamo saltato oggi pranzo. Se siamo sfonnati di pecorino, però, non volendolo considerare pranzo. La tua destinazione si trova sulla sinistra. Detto che la stanchezza mi è scesa in questo istante, quindi siamo da Armida, tipica trattoria sarda, dalle parti di Macomer. E allora ci... Questa è un'insalata di melone di Oristano, gambe rossi di Oristano, menta e olio extravergine. Il nostro gaspaccio, pomodori sardi, un po' di peperone, cetriolo, mozzarella di pecora, sardine di Porto Torres, degli scatte e poi fritte. Io sono appassionato di olio e qua vi faccio assaggiare sard, un monocultivar di semidana, molto intenso, molto fruttato. Il mio piatto nella sua semplicità è bellissimo. E allora andiamo di sardina fritta nel gaspaccio. Che dire ragazzi, con gli antipasti siamo partiti già molto bene. Sei contenta dei posti dove ti porto? Sì. Questo posto qua l'ho scelto io, su suggerimento della community, però mi vanto che l'ho scelto io. Ho lasciato perdere questa comanda perché i due piatti sono un po' banali. Okay. Ma com'è? Fatta cambiare. Coniglio locale, imbattuto dei suoi fegatini, crema di melanzana affumicata, mentuccia del nostro orto, cipolle e fondo di vernaccia. Questo è un piatto che ci è stato gentilmente offerto perché ci è stato detto: non esiste che venite nel mio ristorante e non assaggiate il mio coniglio. E quindi ci sacrifichiamo molto volentieri. Il coniglio è di una tenerezza imbarazzante, veramente buono. Parlo tanto di paesi perché nella mia idea di gastronomia i paesi fanno la cucina sarda. Un uovo di gallinella, una spuma di patate alle erbe, abbiamo un guanciale, fonduta di pecorino, tartufo di lacconi. Mi dica basta perché basta, noi in Sardegna siamo basta, generosi. Basta. Non ho sentito, mi scusi. Basta. Una lievissima grattata di tartufo, ragazzi. Questo qua secondo me non serve neanche che me lo commenti. Il nostro pistocco di Domus Novas, qui di Norbello. Questa è una zona di pane pistocco e non di pane carasau. E vedete che è molto più spesso, è una sola infornata. E questo è pane pistocco con lardo. Si è rotto. Ci sta. Il problema è che non so quante cose ancora ci stanno, questo è il fatto. Faccio questa focaccia di pane e pomodoro, solo semola sarda, olio extravergine, pomodorini locali. Cambiamo olio, vanno in unta matta. Nel campidano è proprio una cosa tipica. È calda, appena sfornata. La nostra friulina fatta a mano, semola di grano cappelli, brodetto di gamberi, melanzane locali, profumate con del basilico, gamberi rossi di Oristano. Con la fregola fate contenta Franci, perché la fregola... Forse non l'abbiamo mai detto sul canale, ma è uno dei piatti preferiti di Franci. Sì. Quindi, quando la incontrate nel vostro ristorante, fatele la fregola. Luzzone d'Evezza, i raviolini di carne conditi con un sugo d'arrosto, un velo di pecorino fiore sardo e un filo d'olio. Ero convinta che culurzones fossero i culurgiones.
curzones. E invece lo chef ci ha spiegato che curzones vuol dire raviolo. Poi, a seconda delle diverse parti della Sardegna, assume forme e dimensioni diverse. Che bello quando ti raccontano le storie e le tipicità di un paese. È opportuno che io non mi faccia andare via da qua senza la mia pecora al sangue. Questo è un filettino di pecora. La metto a marinare sotto vuoto, faccio una cottura diretta. Adesso è il periodo migliore delle pecore. Perché il periodo migliore delle pecore? Perché ancora non sono gravide, mangiano secco, mangiano fieno. Il pascolo giugno, luglio, agosto è il meglio. Poi settembre basta perché cominciano a essere gravide. Poi abbiamo gli agnelli. Qua abbiamo il nostro lombetto, una marinata di erbe aromatiche, le more di rovo raccolte una a uno. Non una composta, ma facciamo le more per osmosi nel baratto lo stesso. Mora e zucchero. Delizioso. Tra l'altro, ti dico molto onestamente, se non mi avesse detto che il filetto era di pecora, sinceramente avrei fatto fatica a capirlo. È stata una cena fantastica. Lo chef ci ha presentato dei piatti fichissimi. Ovviamente ci ha portato un po' quello che voleva lui, quindi alla fine ci ha fatto uno scontone. Stiamo dormendo nel parcheggio del ristorante perché abbiamo chiuso a luna di notte con lui a bere mirto e a sparar cazzate, e quindi dormiamo nel parcheggio del ristorante. Detto questo, se passate dalla trattoria Armida, vi straconsigliamo questa tappa. Come si chiama questa città? Non me lo ricordo. Cercate trattoria Armida, chef Roberto Serra, andate sul sicuro. Ragazzi, quindi ci vediamo prossimo video, non mancate. Franci, vuoi dire qualcosa? Ma si può fare la chiusura così, da un van? Sì. In un parcheggio all'1:30 di notte? Sì. Ciao ragazzi, statemi bene, buonanotte.